Fleximan è diventato un fenomeno in tutta Italia, se ne parla dappertutto e sono una trentina gli autovelox segati in tutto il territorio nazionale, specie al nord, negli ultimi mesi. Ma chi è Fleximan? È una sola persona? Sono più persone? Da dove viene il nome Fleximan? Facciamo chiarezza. Il nome Fleximan è la somma delle parole flexi più man. Flexi sta per flessibile, ovvero lo strumento utilizzato per tagliare fisicamente i pali degli autovelox. E man sta ovviamente per uomo, l'uomo che taglia l'autovelox con il flessibile. Il flessibile è conosciuto anche come smerigliatrice o frullino, ma anche come perless o flex, che sono i nomi delle aziende che crearono questo strumento. Comunque Fleximan non è una sola persona, perché i 30 circa autovelox che sono stati segati negli ultimi mesi sono stati segati in varie parti d'Italia e spesso anche il solito giorno a pochi giorni di distanza, quindi è da escludere che sia una persona sola, ma è un fenomeno di emulazione, anche perché segare un autovelox è comunque un'azione rischiosa e bisogna conoscere il luogo, sapere se ci passano forze dell'ordine, sapere quando la strada è più o meno trafficata e anche sapere come arrivare sul punto dove c'è l'autovelox senza essere notati, perché ovviamente non puoi arrivare con la macchina, parcheggiarla lì accanto e segare l'autovelox e andartene. È possibile che ci siano delle telecamere di sorveglianza. Come si vede in questo video, sono due le persone che stanno segando l'autovelox. Uno fa luce, l'altro sega. Il tutto riparati dal guardrail che protegge le due persone dalla visuale degli automobilisti che passano per strada. Quindi no, Fleximan non è una persona sola, sono più persone che per emulazione hanno copiato il primo Fleximan che si pensa abbia agito in provincia di Rovigo, anche se il fatto di segare gli autovelox, abbattere gli autovelox è un fenomeno che bene o male va avanti da sempre, da quando esistono autovelox, anche se negli ultimi mesi appunto c'è stata questa accelerazione e questo moto di adesione di un certo tipo di pubblico per queste azioni. Perché? Perché il fatto ovviamente è da condannare, perché si tratta di vandalismo, però evidentemente esprime un qualcosa che sta nell'inconscio delle persone, nel fatto che certi autovelox danno l'impressione di essere messi lì solo per fare cassa, e questo sprigiona un senso di ingiustizia nelle persone, un senso di rabbia quando si vedono recapitare delle multe che magari hanno preso per un limite sforato di pochi chilometri, oppure in una zona in cui il limite è talmente basso che non ci sarebbe bisogno di andare così piano. Ecco. Il fenomeno di Fleximan è diventato così popolare che addirittura la BBC ha scritto e ha parlato di Fleximan definendolo una sorta di Robin Hood moderno, ma in realtà non si tratta di un Robin Hood moderno, perché non c'è nessuna ridistribuzione della ricchezza, anzi i soldi che vengono spesi per ripristinare gli autovelox abbattuti sono i soldi dei cittadini, sono soldi pubblici. Per quanto riguarda l'aspetto penale, il Fleximan o comunque chiunque sega o abbatte con un trattore un autovelox è passibile del reato di danneggiamento, che può portare a una pena che va dai 6 mesi ai 3 anni. Tuttavia questo è un fenomeno che, per quanto tocchi degli aspetti di reato penale, fa riflettere. E l'eco mediatico che ha ricevuto non è casuale, per forza rappresenta la voce, lo sfogo, la rappresentazione di qualcosa che non va. Nonostante ci siano delle implicazioni penali e delle possibili pene per chi si comporta da Fleximan, per chi segue gli autovelox, questo fenomeno ha assunto un eco mediatico enorme. Come ha scritto Nico Cereghini nel suo editoriale di qualche settimana fa, leggo testualmente: quello di Fleximan è un tema sicuramente insidioso. L'azione dei vendicatori è certamente da condannare senza ambiguità. È un reato e la faccenda finisce qui. Ma bisogna anche dire che sul tema degli autovelox molte cose non vanno. Se la protesta sale è perché qualcosa deve urgentemente cambiare. E la cosa che deve cambiare probabilmente è sia la disposizione di certi autovelox messi lì per fare cassa, sia alcuni limiti di velocità che sono quantomeno inopportuni in certi tratti stradali, troppo bassi ovviamente. Adesso alcuni numeri. L'Italia è il paese con più dispositivi di controllo della velocità di tutta Europa. Se ne contano 11.000. In Germania sono meno di 5.000, in Francia meno di 4.000 e nel Regno Unito meno di 8.000.
Per quanto riguarda le città italiane che incassano di più dagli autovelox, la prima è, con largo margine, Firenze, che nel 2022 ha incassato 23 milioni di euro. E ne so qualcosa anch'io, che ho preso almeno 3 multe senza sapere neanche, a proposito di autovelox messi lì per fare cassa, qual era l'infrazione che aveva fatto o dov'era l'autovelox che avevo bucato. Dopo Firenze, molto staccate, ci sono Milano e Genova, 13 e 10 milioni incassati nel 2022 dagli autovelox. Roma ne ha incassati 6 di milioni di euro e Napoli, che è un fatto che andrebbe studiato, ne ha incassati solo 18.700 euro. Ma c'è poi un'altra domanda da farsi: più autovelox significa sicurezza? In teoria sì, ma in pratica no, se si guardano questi numeri. Questi dati dell'Unione Europea parlano dei morti per incidenti stradali su 1 milione di abitanti. Il paese più virtuoso è la Svezia, 21 morti su 1 milione di abitanti. Poi c'è il Regno Unito, 26 morti per 1 milione di abitanti. Poi ci sono Germania e Spagna, 31 e 32 morti per 1 milione di abitanti. La media dell'Unione Europea è 46 morti per 1 milione di abitanti. In Francia i morti sono 49, in Italia sono 53, ma ci sono anche paesi che stanno messi peggio, come la Croazia, che ne ha 71, la Romania 86 o il Portogallo, che ne conta 62. Quindi questi dati testimoniano che più dispositivi di controllo non significano meno morti sulle strade. È facile a questo punto dire che servirebbe un sistema più equilibrato di disposizione degli autovelox sul territorio, sulle strade, in modo da garantire la sicurezza prima che il fatto di fare cassa. Accantoniamo per un attimo il momento della sicurezza. Il fenomeno Flexman ha creato anche delle cose divertenti. Per esempio, a Carnevale, in molti si sono armati da vestito da supereroe e flessibile per andare a fare il Flexman nelle varie feste, nelle varie città italiane. Mentre invece è nata una variante di Flexman che è Dossoman, ovvero colui che va a togliere dei pezzi di dossi dalle strade, come si vede in queste foto, per probabilmente favorire il passaggio delle moto, che così non devono fare lo scavalco e rallentare. A moto.it abbiamo usato l'intelligenza artificiale per far realizzare come potrebbe essere veramente il Flexman, e questi sono alcuni risultati. Ma con l'intelligenza artificiale abbiamo provato anche, inserendo alcuni dati, a tracciare una mappa dei posti dove Flexman potrebbe colpire di qui in avanti. Secondo l'intelligenza artificiale, i posti in cui Flexman potrebbe segare ulteriori autovelox sono Veneto e Lombardia, dove già si sono registrati il maggior numero di casi, ma anche Bologna. Perché Bologna? Perché a Bologna è stato recentemente introdotto il limite di 30 km orari per la zona cittadina. Insomma, per concludere, Flexman è un fenomeno mediatico che scaturisce da un malessere, da un senso di ingiustizia che la popolazione prova per il fatto che alcuni autovelox non sono messi lì per garantire più sicurezza, ma solo per far fare cassa agli enti pubblici. E questo appunto crea questo dissapore e crea i Flexman. E il dissapore lo crea nel cittadino comune, o se vogliamo citare un altro personaggio che aveva fatto tanto ridere gli italiani, Medioman, il cittadino medio italiano. Medioman era quel personaggio interpretato, a mai dire go, da, non mi ricordo, adesso vado. Da Fabio De Luigi. Medioman era Fabio De Luigi. Questo approfondimento su chi è Flexman, su chi sono i Flexman e su perché questo è diventato un fenomeno mediatico è terminato. Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti e, come sempre e come si dice in questi casi, ci vediamo nel prossimo video. Ciao!